Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Genshin Impact, dove oggi, mentre vi mostro il trailer ufficiale per quanto riguarda la nuova versione di gioco 1.1, andremo ad analizzare insieme e parlare di quelli che saranno i nuovi contenuti che verranno aggiunti con questa nuova espansione. Secondo appunto l'informazione ufficiale che ci è stata fornita dall'agenzia, o per meglio dire dall'azienda della miHoYo, Genshin Impact avrà una nuova versione di gioco, ovvero la 1.1, disponibile a partire dall'11 novembre 2020, che ovviamente farà il suo ingresso in gioco con un nuovo evento chiamato A New Star Approaches. Iniziamo anche a parlare di quello che verrà aggiunto oltre al nuovo arco narrativo, ovvero il fatto di poter aggiungere al gioco e al nostro gameplay quattro nuovi personaggi. Il primo, che è quello più emblematico, ovvero Zhongli, un personaggio di tipo Geo che basa unicamente i suoi attacchi con la lancia. Successivamente Childe, che è un personaggio di tipo acqua che utilizza l'arco, ma alla convenienza riesce anche ad utilizzare armi corpo a corpo. Diona, che è personaggio di elemento ghiaccio che anch'essa utilizza l'arco. E infine Xingyang, che è un personaggio di tipo fuoco che utilizza la spada a due mani. Inoltre sono state anche rivelate alcuni leak che teoricamente annuncerebbero una versione già di Genshin Impact 1.2 che potrebbe essere lanciata addirittura il 23 dicembre, sempre di questo anno, e poi successivamente un'altra versione ancora più aggiornata, ovvero la 1.3, che addirittura dovrebbe arrivare a febbraio 2021. Ma di questo ovviamente ancora non ne siamo sicuri. Successivamente avremo la possibilità di poter ampliare il nostro arco narrativo, quindi la storia verrà in un qualche modo rimpolpata dalla nuova, dal nuovo story chapter che ci permetterà di concludere gli eventi della città di Liyue e soprattutto concludere l'arco narrativo che veniva incentrato sulla storia del Rex Lapis. Avremo anche dei nuovi eventi, avremo l'inserimento di un nuovo evento che durerà all'incirca 2 settimane, che verrà chiamato per l'appunto Unreconciled Stars, dove i personaggi, o per meglio dire i giocatori, avranno la possibilità di poter affrontare delle quest in singolo o in co-op per ottenere delle ricchissime ricompense. A quanto ci è stato detto, è una copia del personaggio 4 stelle Fischl. Inoltre, all'interno di questa nuova espansione verranno aggiunti anche degli oggetti e verranno aggiunte anche delle meccaniche che permetteranno un nuovo sistema di quality of life per quanto riguarda ovviamente il nostro gameplay. Avremo a disposizione, a quanto pare, una Nemoculus Sync Stone e una Geoculus Sync Stone che ci permetteranno di poter cambiare l'elemento del nostro Traveler a piacimento in qualsiasi punto della mappa noi siamo. Una Geo e Nemo Finder Compass, ovvero una sorta di bussola che ci permetterà di vedere attraverso la mappa e di poter trovare tutti quei Geoculus e Anemo che magari ci sono sfuggiti durante la nostra prima esplorazione e che quindi potremo successivamente offrire alla Statua dei Sette. Una Wind Capturing Bottle, dove appunto avremo la possibilità di poter ottenere una bottiglia, una sorta di contenitore che ci permetterà di tenere al suo interno un po' di vento, letteralmente, e che ci permetterà di poter effettuare una corrente ascensionale come quella che effettua Venti, in modo tale da poter esplorare la mappa in maniera un po' più pratica. Il Pocket Teleporter Anchor, ovvero un sistema di teleport tascabile, portatile, che potremo posizionare in un qualsiasi punto della mappa. Molto comodo per quanto potrebbe riguardare il farming o per quanto potrebbe riguardare delle zone strategiche dove solitamente andiamo giornalmente a raccogliere le nostre risorse. Il Type 30 Portable Nutrient Bag, ovvero una sorta di stufetta portatile che ci permetterà di poter cucinare in qualsiasi luogo. Questo è anche abbastanza comodo perché il fatto di dover andare a cucinare ogni volta e spostarsi sulla mappa per trovare un accampamento e un fuoco da campo era abbastanza stressante. Un nuovo dungeon chiamato La Casa Dorata, dove al suo interno ci sarà una nuova boss fight contro un personaggio in particolare, di cui non voglio dire nulla per evitare spoiler,
e poi successivamente verrà introdotto il sistema di reputazione. Quindi il nostro personaggio o comunque il nostro account avrà a disposizione una sua reputazione da ovviamente rispettare in entrambe le città, quelle che abbiamo al momento a disposizione, e man mano che riusciremo ad aumentare il nostro rispetto o comunque aumentare la nostra reputazione all'interno delle città, avremo la possibilità anche di sbloccare diverse ricompense. Ovviamente oltre a tutto questo sistema che vi ho elencato, si dovrebbe anche aggiustare il problema della resina, teoricamente allungando da 120 a 160 punti di resina presenti all'interno del gioco. Non ne ho idea se effettivamente verrà inserito tutto subito o ci saranno degli scaglioni di aggiornamenti, però diciamo che già per l'11 novembre abbiamo tanta bella robetta pronta sul nostro tavolo per poterci servire. Io spero che questo video vi sia stato utile, so che è durato pochino, ma volevo raccogliere le idee e dirle tutte in una volta senza perdere troppo tempo. Spero che questo video vi possa essere utile, io vi ringrazio per aver visualizzato. E come sempre ci vediamo qui su YouTube o in live su Twitch. Bye bye!